Si è conclusa ieri sera a Bowling Beach, in una piazza della Repubblica gremita di appassionati di beach cittadini. Lo sport da sabbia con la Beach Arena dal 5 al 15 luglio ha fatto registrare numeri da capogiro. Merito del grande successo è certamente di Massimo Giussi, organizzatore principe dell'evento. Spettacolari le gare di beach tennis del Villaggio Emilio ed ancora quelle di beach volley della Sport Sun, ma il clou sono stati i tornei amatoriali con la vittoria nel volley della MG Media su tutti Pasquale Fulgioni e nel soccer della Security Point con uno scatenato Fausto Piccirillo, miglior giocatore del torneo. Sono i numeri che ce lo stanno dicendo, abbiamo superato i 70.000 presenze in 10 giorni, penso che il risultato così per la prima manifestazione in Piazza della Repubblica siamo andati nella storia portando la sabbia nel centro cittadino, abbiamo fatto più di 45 squadre, 84 match, numeri grandi che non mi aspettavo un successo così grande. Come puoi vedere intorno a me ci sono solo le persone, il villaggio è pieno, la tribuna pure. Allora, chi dobbiamo ringraziare oltre a te, ovviamente, che sei l'organizzatore principe? Antonio, io voglio ringraziare di tutto il sindaco Massimo Carello che ha voluto e ha creduto fortemente investendomi nell'organizzare questa bellissima manifestazione. Voglio ringraziare il signor Antonio De Rosa che ci ha dato una mano a portare la sabbia alla società Inca Industria del Cemento e poi Marco Tortolani, Mimmo Terza, Mario Giraulo, Stefano Inghilterra, a te Antonio che sei vicino, Sud TV che è il nostro media partner, e Roberto Matonti, perdonai, un'impresa che ha fatto qualcosa di uno sforzo per aiutarci e starci vicino, e poi Luigi Viscovo della logistica Viscovo e Fabio Cutolo, persone che ci hanno dato tutto dal primo all'ultimo giorno, e oggi stiamo raccogliendo il frutto di 9 giorni, 10 giorni di manifestazione, e sicuramente si preannuncia uno spettacolo anche per il prossimo anno. Il prossimo anno, a parte tutto che penso che faremo un richiamino a Natale con un Natale in beach, poi con Sud TV avremo le prime news, e chiaramente l'anno prossimo abbiamo un progetto ancora più ambizioso, però lo sveleremo l'anno nuovo.